Ciao Chicos, ciao Chicas, sono il Brumo. Oggi tocca Napoli, sono qui a Scampia, dietro di me abbiamo Le Vele, uno degli scenari più tristi per quanto riguarda lo spaccio di droga. Questo posto è stato militarizzato e quasi smantellato, però ancora si vende droga. Guardate come. È molto però, 90 anni è molto. Qui lo spaccio avviene per via telefono, tu chiami e lo spacciatore ti porta la bamba. Talmente diffidenti che ci hanno chiesto i documenti, guardate, ci passano il foglio e poi la dose. Avete capito, qua si vende droga a telefonata. Tu chiami, ti portano la cocaina con la macchina. Essendo quasi smantellato, cosa hanno fatto? Si sono riorganizzati. E si sono organizzati dove? Pensate, a circa 20 km da qua. Siamo a Parco Verde, a Caivano, periferia nord di Napoli, e stiamo entrando nel cuore della piazza di spaccio gestita dalla Camorra, la piazza di spaccio più grande d'Europa. Andiamo verso i personaggi che ci rimbalzano a destra e sinistra, ci controllano e ci mandano al pubblico. Questo è roba, coca. Il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Allora abbiamo stampato le fotografie delle persone che erano aggregate, vendevano e spacciavano cocaina a Parco Verde. Abbiamo questa bella faccia, abbiamo quest'altra bella faccia e abbiamo la faccia del pusher che aveva in mano almeno 50 grammi di cocaina e del contante. Allora noi andiamo a fare un giro, ricordiamocelo, questo aveva cocaina. Vai, vai, io ti sento, Quello lì è il tuo. Fermati qua. Ti segua? Sì, qua. Ciao ragazzi! Oh, ciao! Come va? Tutto bene? Vai avanti. Vai da qua. Seguilo. Dov'è? Fermati qua. Ti siete chiusi qua dentro? Ci siete? Non ci sono qua? Ragazzi, ci hanno venduto cocaina questi personaggi! Sono scappati tutti? Vai un po' avanti. Si spaccia qua! Qua si spaccia! Qua si spaccia! Andare. Valo. Cerca di andare. Valo. Goccio così. Vedete l'intimidazione che fanno, ma... Attenzione davanti, fermo. Aspetta, vai indietro. Mi dici, già, attenzione. Aspetta che c'è. Vai, ecco, guarda che rompono, vai. Vado. Aspetta. Fermo. Vedete che quando dico partire, attenzione a quello, attenzione a quello. Stacci tu, cast. Attenzione. Sono io. Attenzione che arrivano, cerca di andare. Vado. Goccio così. Vedete l'intimidazione che fanno, ma... Nuovo con una sedia, riprendilo bene, riprendilo. Riprende, guarda anche i ragazzini, guarda. Vieni, guarda. Ci stanno spaccando la macchina, guarda. Dai, guarda. Aspetta, fermati. Ci stanno spaccando la macchina, se volete intervenire. Se volete intervenire, stanno già facendo. Ci stanno prendendo a colpi la macchina? Sì, sì. Vai un goccio indietro. Sta arrivando uno di nuovo con una sedia. Riprendilo bene, Riprendilo. Riprende. Guarda anche i ragazzini, guarda. Guarda. Vieni, guarda. Ci stanno spaccando la macchina, guarda. Dai, fermati. Vai, fermo. Stanno arrivando, ci stanno... spaccando la macchina, vedete?
guardate, guardate con quale minaccia. Guardate, state arrivando? Ecco, ecco, prendetelo, prendetelo, quello lì, quello lì. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. Vai indietro, vai indietro, vai indietro, cazzo. Vai, vai, vai. Vai, vai, quello lì, vai. Lì, lì, lì. Quello lì. Vai, vai. Ecco l'intervento, vai, 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 fai vedere tutto. Io sto qua? Sì, lo faccio. Si può uscire? Questa è la situazione, avete visto? Guarda, guarda come hanno cercato di distruggere la macchina, per fortuna è una macchina blindata, l'hanno presa a sediate, a bastonate. Poi a questo punto qua avevano tirato fuori 50 grammi di cocaina e ce la volevano vendere. Noi siamo tornati, questo è il personaggio che voleva vendere la cocaina. L'intero quartiere organizzato, la possiamo chiamare la nuova Scampia. Qua ci siamo esposti tantissimo, ma per far sì che almeno uno, due o dieci ragazzi non entrino nel tunnel della merda della droga, io mi batto. Questa è la realtà, hanno cercato di distruggere, di attaccarci, boh, di ammazzarci. Per fortuna eravamo blindati. La situazione è questa, un intero quartiere presidiato, organizzato solo per spacciare droga. State. Anche un bambino ha cercato di darci una sediata, addirittura un bambino, pensate. Allora, so che ce l'avete con me, ragazzi, però il mio appello è questo, che non può diventare tutta una merda. Sicuramente c'è qualcuno che vuole rinascere e fare qualcosa di buono. Vi dico solo questo, voi fate quello che volete, ma almeno i giovani lasciateli fuori, fate avere un futuro i giovani, che futuro hanno così? Tutte le persone che fanno questo lavoro vanno in galera, vengono ammazzati e devono scappare come i topi. I giovani, i picciriti devono crescere, devono avere un futuro. Voi odiatemi, fate quello che volete. Vabbè, è lui mica? Perché quando arriva lui prendono coraggio? Il risultato è questo, siamo qua 100% rotti, a bombazza, ci vediamo, ciao!